che può essere anche major 13, quindi un accordo che ha fondamentale, terza maggiore, settima maggiore, qui raddoppio la terza maggiore e la tredicesima. Ciao e bentornati o benvenuti sul mio canale. Io sono Filippo Italiano e su questo canale mi occupo di divulgazione musicale. Se non l'hai ancora fatto, dai un'occhiata al canale perché troverai video che vanno dalla didattica fino alle mie interpretazioni musicali di vari brani. Se ti piace il mio canale, mi raccomando, iscriviti e attiva la campanella. Detto questo, andiamo al tema di questo video che ti ha fatto cliccare su questo video. Chitarra consapevole. Cosa voglio dire con chitarra consapevole? Voglio dire la costruzione di una visione e di un approccio con questo strumento come faresti ad esempio sulla tastiera del pianoforte. Sulla tastiera del pianoforte tu vedi l'ottava musicale, vedi le note, sai che i tasti bianchi sono do, re, mi, fa, sol, la, si e i tasti neri, ad esempio dopo il do c'è un tasto nero che è do diesis o re bemolle, quindi do diesis, re bemolle sono suoni omofoni, poi c'è la nota re, poi c'è un altro tasto nero che è re diesis o mi bemolle. Tra mi e fa non c'è il tasto nero perché tra mi e fa passa un semitono. Poi c'è fa diesis, tasto nero dopo il fa, fa diesis o sol bemolle. Poi c'è il sol e così via. Ok, una volta che tu impari l'ottava musicale, sai dove sono le note sui tasti, ok? Lo sai. Questa visione non c'è sulla chitarra, o meglio, è una visione che devi costruire. Quindi devi andare a vedere dove sono le note che non ce l'hai strutturate come ce l'hai sul pianoforte. Questa cosa imprigiona i chitarristi nelle visioni geometriche. Basta pensare che tutti i chitarristi del mondo amano e magari iniziano a suonare la famosa pentatonica minore, magari quella di là. Ok, cioè questa visione molto semplice. Perché è molto amata questa scala? E perché sono molto amate le pentatoniche? Sono molto musicali, quindi non facciamo l'errore di snobbare le pentatoniche perché magari sono scale incomplete, perché la pentatonica, se la sai utilizzare, è veramente molto musicale. E sapere utilizzare la pentatonica non è mica fare questi meccanismi. Perché poi tantissimi chitarristi restano imprigionati in questi meccanismi, in queste cose che sì, possono andare bene all'inizio. Ci sono sicuramente dei contesti dove inserire qualche frase di questo tipo può funzionare, però rimanere solo in queste cose meccaniche ti imprigiona in una visione geometrica e completamente scollegata da quella che è la musica. In questo video ti parlerò di intervalli, ti darò degli input, ti farò vedere come costruire una visione delle terze, delle quinte, delle settime, che ti saranno sufficienti per fare un sacco di ragionamenti legati alle principali regole di armonia. Sono comunque quegli intervalli molto importanti che ci dicono se un accordo è maggiore o minore, se è major 7 o di settima, se magari è diminuito, semidiminuito. E quindi, restando sulla nostra pentatonica di la minore, se io suono queste note, sono sol, la, do, re, rispettivamente, se parliamo di intervalli, sono la settima minore, ottava, terza minore, quarta giusta o undicesima giusta. E io ti sto dicendo le note perché ho costruito una visione di tutte le note su ogni punto della tastiera, quindi so che qua c'è un sol, qua c'è un la, qua c'è un do, qua c'è un re. Però c'è il rischio che resti ad una visione dito 1, dito 3, dito 1, dito 3. Tornando al discorso del pianoforte, io prendo il pianoforte qui anche sullo smartphone, ti invito a farla questa cosa. Prova a suonare delle note della pentatonica, capisci che note sono e poi vai a farlo sul pianoforte e vedi come quello che fai ce l'hai subito sotto gli occhi. Questo sol la do re do la sol la do ce l'ho subito sotto gli occhi nel pianoforte perché devo vedere dove sono queste note, quindi sol la do re do la sol la do. Non è dito 1, dito 3, insomma geometria della pentatonica, che poi comunque anche sul pianoforte ci sono le diteggiature, come prenderle con le dita, sì, però comunque se tu hai imparato l'ottava musicale vedi in modo molto pratico le note, cosa che ti ho detto non succede sulla chitarra perché
non ha la visione dell'ottava musicale che hai sul pianoforte. Quindi questa visione consapevole la dobbiamo costruire. E ragioniamo adesso come visualizzare gli intervalli e partiamo dagli intervalli di terza. In questo video non ti spiegherò tutta la teoria degli intervalli perché diventerebbe molto lungo, però se vuoi approfondire abbonati al mio canale al secondo livello Advanced, dal quale puoi scaricare anche una dispensa che ho scritto appositamente per l'argomento, dove ti spiego tutta la teoria degli intervalli. Parliamo della scala maggiore, la dislocazione di toni e semitoni e tutti gli intervalli dal primo all'ultimo, quindi lì approfondirai l'argomento. Però essenzialmente l'intervallo cos'è? È una distanza tra un suono e un altro suono. E se io faccio suonare più intervalli insieme, cosa succede? Si creano gli accordi, suono più note insieme. Do maggiore, Do mi sol, le note Do mi sol, non sono altro che l'unione di una fondamentale, una terza maggiore e una quinta giusta. La terza può essere maggiore o minore. La terza maggiore è una distanza tra un suono e un altro suono di due toni. Se io prendo la nota Do per formare una terza maggiore, devo andare avanti di due toni o quattro semitoni. Quindi il primo semitono è Do diesis, secondo semitono Re, terzo semitono Re diesis, quarto semitono, quindi due toni, Mi. Quindi Do Mi è un intervallo di terza maggiore. E vedi come sulla tastiera del pianoforte è molto chiara questa cosa. Do, Mi. Guarda come si aggiungo anche la quinta, e quindi il Sol, viene fuori il Do maggiore, la triade maggiore di Do. Sulla chitarra questa cosa, questa visione, non è così immediata. Ok, prendi il Do, ok, dov'è la terza maggiore? Se non hai una certa visione non la vedi. Sul pianoforte diciamo che sei quasi obbligato da subito a vedere queste cose. La terza minore invece cos'è? È una distanza di un tono e mezzo tra una nota e un'altra nota. Nel caso di Do devo andare avanti di tre semitoni, perché un tono e mezzo equivale a tre semitoni. Quindi da Do vado a Do diesis, primo semitono, Re, secondo semitono, Mi bemolle, terzo semitono. Quindi Do Mi bemolle è un intervallo di terza minore. Ed ecco come con Do Mi bemol Sol creo il Do minore. Con Do Mi Sol, quindi Do Mi naturale Sol, creo un Do maggiore. Quindi vedi come tra accordo maggiore e accordo minore cambia solo la terza. Questa cosa può sembrare semplice, banale, però a tanti apre un mondo, perché magari sapevano a memoria l'accordo maggiore e l'accordo minore, non avevano mai ragionato che cambia semplicemente la terza. Andiamo a vedere in modo pratico come visualizzare gli intervalli di terza sulla chitarra, quindi corda per corda. Sesta corda, mettiamo le mani ad esempio su un Sol, sesta corda, terzo tasto. Dov'è la terza maggiore? Ce l'ho nel tasto precedente, nella corda giù. Quindi sto prendendo la nota Si, che è la terza maggiore del Sol. Se mi sposto sulla quinta corda, stesso schema, quindi prendo un Do, la terza maggiore, eccola qua, il Mi, che è appunto nel tasto precedente, corda giù. Se mi sposto sulla quarta corda, stesso schema, quindi prendo la nota Fa, ecco che con lo stesso schema, quindi tasto precedente, corda giù, ho la sua terza maggiore, il La. Terza corda è l'unica eccezione, ma perché? Perché è l'unico punto sull'accordatura standard della chitarra dove non c'è un intervallo di quarta, ma c'è un intervallo di terza, perché tra Mi e La c'è una quarta, tra La e Re c'è una quarta, tra Re e Sol c'è una quarta, tra Sol e Si c'è una terza, e poi tra Si e Mi c'è nuovamente una quarta. Quindi sulla terza corda lo schema non è come quelli che abbiamo visto ora, ma la terza maggiore ce l'hai proprio sotto, quindi stesso tasto, corda giù, quindi qui prendo il Si bemolle,
terzo tasto, terza corda, ed ecco che ho la terza maggiore. Se vado poi sulla corda giusta, prendendo il Re, ecco che lo schema è identico a prima, quindi tasto precedente, corda giù. Quindi Re, Fa diesis. Quindi ricapitolando, vedi come lo schema della terza maggiore è sempre questo, tendenzialmente. Qui invece siamo sulla terza corda. E in questo modo abbiamo visualizzato la terza maggiore più prossima alla nota che stiamo suonando, ok? Quindi se io prendo questo Sol, questo Si è un Si molto vicino a questo Sol, dentro la stessa ottava, ok? Stiamo parlando di questo. Però se voglio prendere il Si all'ottava successiva, che ad esempio è quello che ci suona dentro gli accordi, anche sul Sol in forma di Mi, la terza maggiore è comunque all'ottava dopo rispetto a questo Sol. Quindi ecco che se mettiamo le mani sulla sesta corda abbiamo la possibilità di visualizzare questa terza maggiore che è nel tasto successivo sulla terza corda. Se andiamo invece sulla quinta corda lo schema cambia e ce l'abbiamo due tasti dopo sulla seconda corda. Se andiamo poi sulla quarta corda, lo schema è praticamente simile a quello che abbiamo visto sulla quinta corda, ok? Quindi quinta corda, abbiamo la terza maggiore due tasti dopo sulla seconda corda, quindi ci siamo spostati di tre corde, una, due e tre. Se andiamo sulla quarta corda, abbiamo la terza maggiore due tasti dopo, spostandoci sempre di tre corde, quindi cade sulla prima corda. Quindi con questa seconda mappa vai a visualizzare una terza maggiore che ha un'ottava dopo rispetto alla tonica. È molto facile ricavarti la terza minore andando un tasto prima. Se io metto le mani su questo Sol, se la terza maggiore era qui, la terza minore è un tasto prima. Quindi vedi com'è due tasti prima, corda sotto. Stessa cosa se vado sulla quinta corda. Stessa cosa se vado sulla quarta corda. Sulla terza corda, la terza minore, per lo stesso motivo che abbiamo visto prima, che non c'è un intervallo di quarta ma di terza, lo schema è questo. Tasto precedente, corda sotto. Che è quindi Si bemolle, Re bemolle, è una terza minore. Invece Si bemolle, Re, è una terza maggiore. Quindi senti la differenza? Vedi che la terza minore è più triste, la terza maggiore è più felice, possiamo dire così. Sulla seconda corda, stesso schema delle altre corde, quindi due tasti prima, corda sotto. Infatti Re Fa è una terza minore, Re Fa diesis è una terza maggiore. Quindi questo è un input di come visualizzare gli intervalli di terza. Se vuoi scaricare i diagrammi di questa visione degli intervalli, abbonati al primo livello, livello fan, perché oltre a vedere questo video senza pubblicità potrai scaricare non solo i diagrammi di questi intervalli, quindi terze, quinte e settime, ma di tutti gli intervalli. Quindi ti lascerò un file, altrimenti su questo video blocchi il punto che ti interessa, vedi la posizione e te la memorizzi. Puoi anche zoomare, il video è in altissima risoluzione, quindi si vede molto bene. Passiamo agli intervalli di quinta, vediamo come visualizzarli. Quindi stesso ragionamento di prima, metto la mano sulla Sol, sesta corda, terzo tasto. Dov'è l'intervallo di quinta? È due tasti dopo, corda sotto. Se vado sulla quinta corda, stesso schema, due tasti dopo, corda sotto. Quindi Do, Sol. Vado sulla quarta corda, stesso schema. Quindi Fa, Do, intervallo di quinta. Sulla terza corda ci dobbiamo spostare di un tasto, quindi l'intervallo di quinta ce l'avrai tre tasti dopo, corda sotto. Ok, Si bemol, Fa. Quinta giusta. Sulla seconda corda, stesso schema di prima, Re, La, suoniamo Re, La,
Come abbiamo fatto per le terze, vediamo il secondo metodo per visualizzare le quinte, quindi la quinta che non è nella stessa ottava, ma è nell'ottava successiva. Allo stesso modo come abbiamo fatto prima per le terze, quindi io prendo sempre il Sol, la sesta corda, terzo tasto. Dove ho la quinta? Ce l'ho nello stesso tasto, però sulla seconda corda. Ok, Sol, Re. Quindi questo Sol, Re è una quinta nella stessa ottava. Questo Re è l'ottava successiva, ad esempio è il Re che si utilizza, che canta in questo Sol major 7, in questa diteggiatura, che ha settima maggiore, terza maggiore, quinta giusta, ok? Se ci spostiamo sul quinto tasto, stesso schema, quindi ci spostiamo praticamente di quattro corde, una, due, tre, quattro, quindi se io prendo il Do, quinta corda, terzo tasto, ecco che la quinta giusta ce l'ho nello stesso tasto, però sulla prima corda. Quindi ti crei questo schema che prendendo una tonica sulla sesta corda hai la quinta giusta sulla seconda corda, se prendi una tonica sulla quinta corda ce l'hai nello stesso tasto sulla prima corda. Poi ci fermiamo, non andiamo sulla quarta corda perché diciamo è finita la tastiera. Posso, volendo creare una visione più avanzata, vedere che se prendo una tonica sulla quarta corda ho una quinta giusta sull'altra ottava, però diciamo che è abbastanza lontana, perché ricorda che in ogni punto della tastiera hai tutto ciò che ti serve. Quindi cerchiamo di sfruttare la semplicità tecnica che preserva anche la salute tendinea, insomma, anatomica, per suonare anche cose complesse che siano il più semplice possibile dal punto di vista tecnico. Andiamo agli intervalli di settima, quindi settima maggiore e settima minore. Innanzitutto, se mettiamo la mano sul Sol, sesta corda, terzo tasto, che è la tonica, già un tasto prima sai che c'è la settima maggiore, due tasti prima c'è la settima minore, ma ci interessano poco queste note sui bassi, o meglio, sappiamo che sono intervalli che potranno esserci utili, ma per un fine, diciamo, di visione di accordi, ma anche di utilizzo melodico, diciamo, delle note target, perché le note fondamentali degli accordi sono molto musicali, quindi vedere gli intervalli ti permetterà di suonare non solo con gli schemi degli arpeggi, delle triadi, che sono sicuramente molto utili e molto musicali, però ti permette anche di avere una visione più consapevole degli intervalli. Quindi Sol, sesta corda, terzo tasto. Dov'è che ho la settima maggiore? Ce l'ho due corde sotto, un tasto dopo. Ok? Sol, Fa diesis. Se vado sul Do, stessa cosa. Quindi sono sul terzo tasto, quinta corda, dove c'è il Do. E la settima maggiore, che è il Si, ce l'ho un tasto dopo, due corde giù. Vado sulla quarta corda, terzo tasto, quindi nota Fa. Sulla quarta corda, dov'è che avrò... Quindi ogni volta che metto le mani sulla quarta corda, dov'è che trovo la settima maggiore? Ce l'ho due tasti dopo, due corde sotto. Quindi Fa, Mi, intervallo di settima maggiore. Ed ecco che se vado un tasto prima, cosa c'è? La settima minore, quindi settima maggiore... Settima minore. Non a caso la diteggiatura del Fa major 7, per fare un esempio, ti do questo input qui, ma vale su tutto quello che abbiamo detto finora in questo video. Questo identico ragionamento lo puoi fare su altri mille accordi, ne trovi le logiche, ok? Ragionando con gli intervalli. Tonica Fa, terzo tasto, quarta corda. La settima maggiore ce l'ho qui, ti ho detto poco fa come si visualizza, settima maggiore, settima minore. Quindi perché la diteggiatura del Fa major 7 è questa, con tonica sulla quarta corda? Perché sto prendendo la quinta, che ti ho fatto vedere prima, ok? Sto prendendo la settima maggiore, che ti ho fatto vedere ora, quindi già sto unendo quinta e settima maggiore. Qui ho la fondamentale e qui ho la terza maggiore, La, quindi quinta, settima maggiore, terza maggiore. Ecco che viene fuori il Fa major 7. Se sposto solo la
settima maggiore che ho qui di un tasto, ecco che questo è il fa settima, chiaro? Quindi le diteggiature nascono da questi ragionamenti. Entrare in questa visione ti semplifica tantissimo la memorizzazione di accordi e ti dà una visione molto più consapevole, perché poi il tutto lo collega alle note: fa do quinta, fa mi settima maggiore, fa la terza maggiore. Questo anche su tutto quello che abbiamo visto in questo video. Quindi ti ho anticipato la settima minore, tornando allo stesso ragionamento: se metto le mani sul sol, sesta corda, terzo tasto, ma tutte le volte che metterai le mani su una sesta corda, ok? Queste cose che stiamo dicendo, stiamo facendo l'esempio di sol, ma valgono su tutta la tastiera. Tutte le volte che tu metti le mani sulla sesta corda, sulla quinta, sulla quarta e così via, sai che quell'intervallo ce l'hai in quel punto, quindi ti crei quella visione. Quindi mettiamo le mani sul sol, sesta corda, terzo tasto. La settima minore ce l'ho nello stesso tasto, però due corde giù, sol fa. Quindi se li suoni insieme, chiaro? Questa visione ti apre un mondo e ti fa vedere sempre tutto in modo molto chiaro. Quindi sulla sesta corda, la settima minore ce l'hai due corde giù, stesso tasto. Se andiamo sulla quinta corda, stesso schema, due corde giù, stesso tasto. Ok, do, si bemolle. Sulla quarta corda te l'avevo già anticipato quando ti ho fatto vedere il passaggio tra settima maggiore e settima minore. Comunque, sulla quarta corda, tu la settima minore ce l'hai nel tasto successivo, due corde giù. Sulla terza corda, stesso schema, tasto successivo, due corde giù. Quindi si bemolle, la bemolle, si bemolle, la invece settima maggiore. Secondo metodo per visualizzare le settime, allo stesso modo come abbiamo fatto per terza e quinta, quindi visualizzare l'intervallo che è nell'ottava dopo. Se io prendo sempre questo sol, mi serve la settima maggiore, che è il fa diesis. Dove ce l'ho? Ce l'ho un tasto prima, sulla prima corda, quindi passiamo dalla sesta alla prima corda. Quindi ricordati sempre questo schema, non a caso questo è un sol major 7, dove sta cantando la settima maggiore, perché qui sto prendendo la terza maggiore, qui la quinta giusta, qui la settima maggiore. La settima minore ce l'ho un tasto prima, quindi se metto le mani sulla sesta corda, ce l'ho due tasti prima sulla prima corda. Ecco che questo diventa un sol settima. Se andiamo sulla quinta corda, visto che è finita la tastiera, ci dobbiamo spostare molto a destra, quindi ecco che quattro tasti dopo ho la settima maggiore, tre tasti dopo ho la settima minore. Questo ad esempio mi è molto utile molto spesso se devo fare dei fraseggi che lavorino su un accordo. Se io so che siamo ad esempio su un do major 7, questi sono ragionamenti che devono avvenire in millesimi di secondo, quindi poi bisogna abituarsi anche a queste cose. Però comunque, se io virtualmente vedo il do, non è che devi sempre toccare la tonica, attenzione, disclaimer, cioè tutte queste cose che stiamo dicendo ti devi abituare a livello virtuale a vedere le varie toniche. Quindi io virtualmente vedo dove è il do, do perché ho pensato che è do, però vedo che virtualmente quattro tasti dopo sulla prima corda ho la settima maggiore, e questo può essere utile ad esempio per suonare un arpeggio, ok, arpeggio major 7 partendo da questa settima. Stessa cosa con la settima minore, quindi arpeggio di settima. Quando metti le mani sulla quinta corda hai questa settima maggiore all'ottava dopo, che quattro tasti dopo sulla prima corda e tre tasti dopo se vuoi la settima minore. E poi ti anticipo ad esempio che se vai ancora un tasto prima hai la sesta o tredicesima, in questo caso visto che è all'ottava dopo. Non a caso questo è un
Do tredicesima, quindi accordo con la settima minore, accordo di dominante che ha anche l'estensione che può essere anche major 13, quindi un accordo che ha fondamentale, terza maggiore, settima maggiore, qui raddoppio la terza maggiore e la tredicesima. Accordo usatissimo ad esempio nella musica brasiliana. Parallelamente a questa visione degli intervalli, impara anche le note sulla tastiera, quindi inizierai a vedere che qui c'è il Sol, che qui c'è il Do, che qui c'è il Fa. Inizia a memorizzare le note sui primi 4-5 tasti e fai poi anche questi esercizi di visualizzazione, perché questa cosa ti creerà una visione molto consapevole a livello musicale, ok? Sol, Si, terza maggiore, Sol, Si, Re, accordo di Sol maggiore, quindi terza maggiore, quinta giusta, Sol, Si bemol, Re, Sol minore, e altri mille esempi che potremmo fare. Questo ti servirà anche per fare ear training. Io ti ho detto anche in altri video che puoi utilizzare anche un semplice Do maggiore per fare Do, Mi, Sol, Do, Mi, quindi fare ear training con le note che ti ritrovi qui. Ecco, ti ho fatto vedere anche un altro esercizio di prendere note a caso e fare la sua terza maggiore. Ecco, tu non guardare la tastiera, prendi una nota a caso. Ecco che sto cantando la terza maggiore. Per fare la verifica, per vedere se stai cantando veramente la terza maggiore, hai messo la mano qua, sei sulla quarta corda, dov'è la terza maggiore, tasto precedente, corda giù. Ecco che la nota che ho cantato prima era corretta. Stessa cosa con le terze minori, prendo una nota a caso. Sono sempre sulla quarta corda, devo andare due tasti indietro, corda giù. Quindi questa cosa utilizzala anche per l'ear training. Stessa identica cosa con le quinte e con le settime. Quindi abitua il tuo orecchio all'ascolto di questi suoni, perché in questo modo tu riuscirai a costruire l'intervallo data una nota, ma anche a percepirlo. Questo ti renderà più semplice l'apprendimento di melodie, di percezione, di accordi. Diventa molto più consapevole il tuo studio, più veloce, capito? Quindi queste cose ti assicuro che ti sono molto utili. Poi ti do ancora un altro input. Abbiamo visto come visualizzare le quinte. Un tasto prima hai la quinta diminuita, che diventa anche quarta eccedente, quindi la quinta diminuita e la quarta eccedente sono dei suoni omofoni, esempio Do, Sol bemolle o Do fa diesis. Questa nota ad esempio può essere Sol bemolle, quindi io la considero quinta diminuita negli accordi di dominante, comunque con la settima minore, però la considero undicesima aumentata o quarta aumentata se magari c'è la settima maggiore, quindi Do major 7 diesis 11. Quindi vedi, in questo caso la considero undicesima aumentata, in questo caso quinta bemolle, ma è sempre questa la nota. Bene, detto questo, spero che questo video ti sia utile per creare questa visione consapevole di questo strumento meraviglioso, che ti assicuro che si inizia a ragionare in questo modo, ti diverti molto di più ed entri molto più in sintonia con la musica. Quindi è importantissimo sviluppare l'orecchio, perché per suonare bene serve un orecchio molto sviluppato, serve avere tanta musica in testa, quindi ascoltare tantissima musica, nutrirsi di musica. Però ti assicuro che anche questo tipo di consapevolezza musicale ti porta allo step successivo. Quindi spero questo video ti sia stato utile. Scrivi nei commenti se hai qualche dubbio. Ti ricordo che ti puoi abbonare al canale per accedere a lezioni esclusive per chi si abbona. Mi puoi contattare per delle lezioni private se vuoi studiare con me. Faccio lezioni sia di canto che di chitarra, trovi tutto in descrizione. Trovi la mail in descrizione per scrivermi e ti aspetto in un prossimo video.